Dove le prime increspature alpine si stendono e si aprono verso la pianura, sorge Romagnano Sesia, accarezzato dalle anse ampie del fiume che scorre a occidente. Romagnano Sesia è la porta della Val Sesia, la valle più verde d'Italia con il suo parco naturale più alto d'Europa, e si colloca in una posizione strategica, a pochi chilometri dalle grandi città come Milano e Torino, raggiungibili in un'ora, e vicino ai grandi laghi come Lago d'Orto e Lago Maggiore, a pochi chilometri. E inoltre svetta sullo sfondo del paese il Monte Rosa. Questo borgo operoso, il cui profilo si movimenta e si arriccia nel ritmo di tetti e camini industriali, vanta una storia antica. Non sono note chiaramente le origini del paese di Romagnano. In realtà nell'Ottocento si pensava che il nome Romagnano derivasse proprio da Romana Mansio. In realtà di questo non c'è alcuna traccia. La prima volta che si sente parlare di Romagnano è in un diploma di Carlo il Grosso nell'882. In questo momento sappiamo che un centro già esiste. Non esiste ancora il borgo di Romagnano, che nascerà soltanto nel 1198. E questa origine medievale è ancora rintracciabile nella conformazione del centro storico, che era un centro fortificato anche e protetto verso ovest dal corso del fiume Sesia. Ad un'economia essenzialmente agricola si aggiunse nell'Ottocento il grande traino dell'industria manifatturiera. Qui si installarono molti importanti opifici, alcuni dei quali sono attivi ancora oggi. Del borgo antico si conservano molti edifici di pregio e la struttura urbana medievale. Un tempo il borgo di Romagnano, che ancora oggi è ben visibile nel centro storico, era circondato da mura a sua protezione. Questo avviene sin dal 1198, quando il borgo nasce. L'accesso al borgo era garantito da tre porte, una verso nord, verso la Val Sesia, una verso sud, verso il Novarese, e una verso ovest, verso il fiume Sesia. La torre del pretorio rappresenta uno dei vertici, quello settentrionale, dell'antica cinta di mura. Un tempo rappresentava il simbolo del potere dei marchesi Romagnano. Qui, infatti, aveva sede il pretore che amministrava la giustizia. Fulcro della vita religiosa per tutto l'ultimo millennio, l'abbazia benedettina di San Silano, fondata nel 1008, accompagna l'evoluzione del borgo attraverso i secoli. L'abbazia era un centro di potere e anche di sfruttamento del territorio, anche da un punto di vista delle sue risorse agricole. E l'abbazia resterà in vita sino all'inizio dell'Ottocento, quando le leggi napoleoniche la sopprimeranno. La chiesa abbaziale, che oggi possiamo ammirare, custodisce alcuni preziosi resti in grado di rievocarne il fascino medievale. La cantina dei Santi è ciò che rimane delle prime fasi dell'abbazia di San Silano. All'interno della cantina dei Santi era chiuso un ciclo di affreschi della fine del 400 che racconta le storie di David, che diventerà re David, la sua sconfitta del gigante Golia, le lotte con re Saul, re di Israele, ed infine il suo affermarsi come re di tutte e 12 le tribù di Israele. Gli affreschi sono di stile tardogotico, uno stile che era decisamente in voga nel 400 in tutta l'area novarese, che guarda in quest'epoca più all'arte lombarda che non al Piemonte. La chiesa superiore custodisce molti beni di pregio, come ad esempio la pala raffigurante Lecce Homo, un'opera che reca la firma di Bernardino Lanino, allievo di Gaudenzio Ferrari.
Degna di una menzione particolare è la chiesa della Madonna del Popolo, fondata nel 400 e oggi scrigno d'arte barocca. Al suo interno, sulla cupola e sul catino absidale, troviamo gli affreschi di Tarquinio Grassi. La devozione popolare di Romagnano Sesia, alla base di queste importanti testimonianze artistiche, anima la sacra rappresentazione del Venerdì Santo. Una manifestazione che porta in scena, dal 1729, il dramma del Calvario, trasformando il borgo storico in un'altra Gerusalemme. Questo evento è un fenomeno religioso, culturale e artistico. Un evento che si ripete negli anni dispari e quindi ogni due anni. È un teatro itinerante dove le scene della Passione rispettano il Triduo Pasquale, quindi al giovedì sera si inizia la sacra rappresentazione, prosegue nel venerdì pomeriggio, il sabato sera e poi da alcune edizioni alla domenica sera riproponiamo i quadri più importanti. Questo però senza allontanarsi da quello che era la tradizione e quindi al venerdì mattina ci sono due importanti processioni religiose, una al mattino e una alla sera. Processioni e scene itineranti hanno luogo in scenografie imponenti e location naturali, in cui lo spettatore si muove con gli attori e vive un'esperienza unica ed emozionante. Le persone coinvolte come attori sono circa 200 e sono tutti ovviamente attori non professionisti, però c'è tutta una serie di persone che sono dietro le quinte, quindi si occupano delle scenografie e dell'organizzazione generale. Devo dire che il comitato che ho l'onore di presiedere è affiancato da diverse associazioni, dall'amministrazione comunale in primis, dalla parrocchia, da tutti i romagnanesi. A questa tradizione si associa il cospicuo bagaglio di usanze narrate all'interno delle sale del MEV, il Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia, che regala un viaggio nel tempo tra folklore e cultura materiale. L'esposizione è allestita nelle sale della neoclassica Villa Caccia, maestosa opera di Alessandro Antonelli che si erge ai piedi del Monte Cucco, cinta da alberi secolari. A storia e cultura, il comprensorio affianca una terza significativa attrattiva, la riserva naturale delle Baragge. Sul suo territorio si estende anche un'area protetta, pianeggiante e collinare, che è detta la Baraggia, che è definita anche la savana d'Europa. Ed è un'area ideale per passeggiate in famiglia, ma anche per delle belle passeggiate in bicicletta. Un territorio da vivere a ritmo lento, alla scoperta delle ricchezze del circondario. Diversi sentieri naturalistici e storici attraversano il paese o partono proprio dal nostro borgo. In primis Bici in Vigna, che è un percorso alla ricerca dei monumenti dell'architetto Alessandro Antonelli. Montereggio Tour, che è un percorso che taglia anche la nostra frazione Cascina-Mauletta, e poi abbiamo le passeggiate lungo il percorso del fiume Sesia, che collega Romagnano con la Bassa Novarese. La calorosa accoglienza di queste genti va di pari passo con una tradizione vitivinicola di primo livello. Questi terreni calcarei, trascinati a valle del Monte Rosa dall'erosione e dalle glaciazioni, generano due nobilissimi vini. È possibile produrre il vino Gemme, che nel 1996 ha ottenuto il riconoscimento della DOCG, un vino molto importante per noi, che è possibile produrlo con un 85% di nebbiolo minimo, il restante 15% è a discrezione di ogni azienda, che può scegliere se utilizzare o anche il 15% di nebbiolo oppure Vespolina o Uarara, che sono due nostre vitigni autoctoni molto importanti, soprattutto la Vespolina, che sono utilizzati per produrre anche i vini Colline Novaresi, che sono delle DOC. Vini di grande caratura, che sono sempre più apprezzati in tutto il mondo e che riassumono l'autenticità del territorio di Romagnano Sesia. Un paese da scoprire, da visitare e da vivere. Thank you.